Roma Telling. Ti racconto Roma come la vedo io. Rione Ponte, la zona del Tarentum. Come sappiamo, il Rione Ponte è un quartiere medievale e rinascimentale, anche se molti dei palazzi dell'una e dell'altra epoca caddero o vennero trasformati, in qualche modo offerti in sacrificio sull'altare delle modernizzazioni urbanistiche. Ma ovviamente la zona ha una sua storia molto più risalente. Sto chiedendoti di venire con me nell'epoca di Roma antica. Lo facciamo da Piazza dell'Oro, perché qui alcuni studi collocano il luogo dove si trovava il Tarentum. Altri pensano che si trovi più in là, dalla Chiesa Nuova, perché lì sono stati ritrovati i resti dell'altare di Dite e Proserpina. Ma andiamo con ordine. Se passiamo di qui in epoca repubblicana, la passeggiata potrebbe non essere proprio di salute. Ci troviamo infatti in un'area malsana, punteggiata da pozze d'acqua sulfurea, e ogni tanto c'è chi giura di aver visto vapori che escono da una cavità sotterranea. Per noi, razionalisti disincantati degli anni 20 del 2000, non è difficile starsene alla spiegazione scientifica. Questa è una zona vulcanica e quelli che abbiamo appena detto ne sono i segni. Ma per gli uomini e le donne di 3 secoli prima di Cristo, o forse anche di più, tutto questo aveva una sola spiegazione indiscutibile. Qui c'era la porta degli inferi. Se il nome Tarentum ha origini meno fantasiose, sembra che in sabino Tarentum o Terentum volesse dire molto pragmaticamente qualcosa di mollo, come una palude. Il luogo si arricchì ben presto di molti racconti, per vero piuttosto inquietanti, come sempre quando il mondo dei vivi incontra con la fantasia quello dei morti. Nel 249 d.C. i libri sibillini ordinano che qui vengano celebrati i ludi, i giochi, in onore di Dite Proserpina, o detto alla greca, Plutone e Persefone. Plutone era il dio dell'Ade, ossia degli inferi. Nella Roma antichissima, questo personaggio decisamente inquietante si chiamava Dis Pater, la cui abbreviazione da quel dite di cui dicevamo. Era decisamente rozzo, anche suo fratello Giove a dire la verità, anche se Dite almeno quando si innamorava restava fedele, a differenza di suo fratello Gran Sciupa Femmine, o meglio si dovrebbe dire Gran Sciupa Ninfe, perché erano loro il suo bottino preferito. Insomma, un bel giorno il non simpatico Plutone si prende una scuffia per Persefone, figlia di Cerere, che era la dea delle messi, e la rapisce. Ma Cerere, suocera che bisognava tenere buona invece, usa i suoi poteri per operare un cambiamento climatico veramente disastroso. I germogli seccano, gli animali muoiono. A questo punto gli dèi, che pure sono immortali, intervengono e l'accordo che riescono a raggiungere è questo: che Persefone Proserpina potrà ritornare sulla Terra 6 mesi all'anno e Cerere, nei mesi in cui sua figlia potrà stare con lei, permetterà alle messi di crescere e al mondo di vivere, dice le suocere di un tempo. Non ho trovato nulla per vero di cosa pensasse Proserpina di tutto questo, ma si sa che quelli erano tempi in cui le donne non potevano certo decidere della loro vita, né tantomeno del loro corpo. Dunque, il Tarentum, o detta la Sabina Terentum, stava qui, e qui si svolgevano i ludi tarentini, detti anche ludi seculares, perché si svolgevano ogni 100 anni. In teoria, si hanno in realtà segni delle celebrazioni dei giochi nel 249 e nel 140 a.C. circa, poi nel 22 a.C. voluti da Augusto, dopo di lui nell'88 e nel 204 e poi nel 249 d.C. Poi arrivarono gli imperatori cristiani e questi giochi non si fecero più. L'origine di questi giochi è collegata alla Prima Guerra Punica, periodo difficile per Roma, durante il quale i libri sibillini ne ordinarono appunto la realizzazione. Il rito era quello greco e i giochi prevedevano il sacrificio di una vacca bruna su quell'ara che veniva scoperta, o meglio, disseppellita da terra, appunto in quell'occasione. Sempre in questa zona si svolgeva anche l'orribile gara dell'October Equus, una corsa di trighe in cui il cavallo più esterno della triga vincitrice veniva sacrificato alla fine della gara. Io, fossi stata un'auriga, non l'avrei mai vinta. E qui si tenne l'inizio della celebrazione funebre di Adriano. Insomma, un posto un po' sinistro ai tempi dell'antica Roma.
Però, come ormai abbiamo inteso, quando Goti e Bizantini tapparono gli acquedotti, erano gli anni di Belisario, 400-500 d.C., fu per Ponte e la sua vicinanza al fiume che Roma poté sopravvivere. E poi, per fare un veloce ripasso prima di entrare in San Giovanni dei Fiorentini, diventò il luogo delle strade da cui i pellegrini passavano per andare in Vaticano, era il Medioevo. E nel periodo rinascimentale diventò una specie di city dove abitavano e lavoravano i banchieri fiorentini, che nel XVI secolo si costruirono la loro chiesa nazionale dedicata a San Giovanni Battista, che è proprio il protettore di Firenze. Ma questa è un'altra storia.